It's Toast Time! È giunto il momento della vera ultima parte di Super Mario Galaxy 2. Infatti, oggi faremo le ultime stelle che ci rimangono, che sono esattamente 4. Inizieremo dalla galassia dal nome ignoto. E in realtà l'altra volta l'avevo sbloccata, se vi ricordate, soltanto che c'è stato un problema, ossia che come un pirla ho cancellato il salvataggio del gioco e mi è toccato rifare le stelle dell'ultima parte usando un salvataggio di backup che avevo nella mia SD. Quindi beh, per voi non cambia nulla. Per me cambia che invece ho sclerato un'ora in più rispetto alla parte scorsa. Vediamo, galassia dei boss. Penso di sapere già di cosa si tratta. Campione delle galassie. Ecco. Come hanno detto. Tanti boss di fila. A iniziare da Pipino Piranha, vero? Salve. Ok, boss semplicissimo. Non mi ricordo se l'abbiamo fatto in solo play, perché a quanto ricordo questi sono i boss del primo Galaxy, ma non so se ritorna in Galaxy 2. Fine. La memoria è un po' corta oggi. Beh, almeno non abbiamo alcun tipo di tempo limite, soltanto che dovremo conservare le monete per perdite abbastanza rischiose, invece di sprecarle così a caso. Vedete, sono poche. Qua ce n'è una soltanto. E basta. Ecco, una sola moneta. Quindi capirete, abbastanza difficile. Non mi danno mica il fungo energia. Se non sbaglio là sotto c'è la medaglia cometa. Queste di Galaxy 1, sono abbastanza sicuro che non l'abbiamo fatto. Mentre per Pipino mi ricordo che... Oh, ok, come non detto, ce lo danno. Ma dubito che in una possibile cometa saranno così gentili. Togliamo il possibile, perché sicuramente ci sarà una cometa in sto posto. Ci mancano 4 stelle e, se non erro, 2 galassie, quindi sicuramente ci sarà una cometa. Insomma, hanno copincollato i boss di Galaxy 1. Le derapate in ritardo, mi sa che devo cambiare le pile. Le derapate. Non sto giocando a Mario Kart. Ok, forse il primo extra sì, però adesso no. È stato facile. Che dite, cambiamo le pile adesso? Perché non ho voglia di rischiare. Taglio. Bene, possiamo continuare. Fortuna che giorni fa ho ricaricato almeno una decina di pile. Oh, la scrivania è sommersa di pile. Oh, tu sei tipo quei tizi che ci sono quella galassia col nome che faceva figo. Oh, ha il guscio blu in testa. Parlavo di Mario Kart giusto poco fa. Thank you.
Magari è tipo un detector. Ecco. Perfetto, good job. Piroetta, piroetta. Bravo, ho perso il fungo energia. Che genio del male. Ora perdo sicuro. Ma 3, 2, 1. Moneta, moneta. Ok, Ciccio Billy. A noi due. Adesso non mi spaventi più. Ora si incavola. Basta stare in movimento. Appena in tempo. Prima che si riprendesse. Oh, posso proseguire. Alleluia. Oh no. Mi dispiace, ma preferisco tenermi le stresso schegge. Non mi serve una vita. Ho paura al sol pensiero. Questo boss non l'ho mai battuto su Galaxy. Beh, Galaxy 1 l'ho giocato davvero poco e un sacco di tempo fa. Quindi penso che non lo ricorderei. Ah, sono tipo la mia arma? Vieni qua. Stavo pensando, magari è già morto. E invece no. Ora diventa tipo quella di Super Mario 64. Cacchio, fa anche le stesse mosse a momenti. No, sono proprio le stesse. Questo no, di certo. Ah, non posso colpirlo prima di rompere le braccia, forse. Falcon Punch! No! Aiuto! Falcon! Aia. Sì, che il nostro scheggio ci farà molto. Questo rimbecillito qua. Falcon Punch! Venite, amici! No! Vabbè, forse posso ritornare dal tizio, no? Oh! Aiuto! Ti prego, fa che posso riprendere il fungo energia dopo sta lotta. Falcon Punch! Per favore. Oh, moneta, moneta. Cioè, mi ha colpito? Falcon seriamente? Due bu. È morto, per favore, dimmi che mo... Oh no. No. Per favore, per favore, per favore. Non una terza fase. Grazie. Ora. No! È finita, ho perso. Ho perso.
O forse no, è finita proprio davvero la galassia. Cioè, perlomeno spero. No. Ora c'è la... l'Hardcore Edition! Aiuto! Oh! Oh mio! Oh mio! È finito, ho perso! No, 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 no! No! È uno scherzo! Ora devo ribattere tipo i boss tutti o solo questo? Solo questo, per favore, solo questo. Ha le spine dietro. Oh, è diventato tipo brasiliano, che ne so. Sudamericano. Ho perso. È veloce quanto... un ciccione alla caccia di un pollo. Perché ho detto una roba simile? Non ha senso. Perso. Per favore, basta col fuoco. Aiuto. Sì, 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 muori, muori. No, c'è un altro fuoco. Oddio, i meloni. Ok, sono tornato al punto di prima, ma stavolta sono più furbo. Cioè, almeno credo, eh. Perché lui non mi pare tanto scarsetto, eh. Anzi. Ah va. Togli sto fuoco di... Ok. Per fortuna che ho i riflessi pronti. Se no... Oh no, le pesche. Prima l'ho chiamati meloni, ma sono pesche. O albicocche. Mistero, oh no. Per pochissimo. Oddio, mi sto confondendo. No, ho perso il segno. Cioè, il segno, il... il... arrivo. Oh no, mi sta sudando la mano. Sì, è morto. È morto? Magari è Morton. Si trasforma in Morton magicamente e diventa il boss finale, altro che Bowser. Però ce lo vedrei Morton da grande al posto di suo padre. Non so perché, ma pare abbastanza aggressivo. Ok. Sembra che uno di questi tipi verdi ti abbia seguito. Non se ne vedono tanti in giro ultimamente. Scommetto che ha qualcosa di interessante da dire. Perché non ti avvicini a sentire? Ok. Non mi aspettavo che salisse qualcuno sulla navicella così tardi. Trovare i miraggi dello spazio è ciò a cui ispiriamo da anni. La leggenda narra, verranno trovati dopo aver raccolto tutte le stelle. Ah, ho capito di cosa parla. Ok, ho fatto un piccolo taglio perché stavo morendo di caldo. A quanto pare non è apparsa una cometa qua, ma ci sarà di sicuro. Dovremmo avere abbastanza sto schegge per
sfamare sto... sto inutile coso. Come ci entreranno mai 2000? Visto essere insulso. Che poi è il ciuffo, l'ho notato soltanto adesso. Come? Gli hanno date 5 con un colpo? Boh, non lo so. Volevo fare le ultime 5 a poco, invece me le ha sparate tutte insieme, forse. Ok, ultima galassia. Forse. Dovrebbe essere l'ultima per questo let's play. Blocchi blu rossi. Speriamo non sia difficile come ciclone di rocce, perché non ci tengo. Terrore per i dislivelli. Non capisco perché metterla in un cristallo. Conigli? Che ci fanno in sto posto? Fai delle piroette per far rientrare e far uscire le sporgenze. Pian pian. Salto a parete e poi piroetta. Pian pian. Ok. Ah, è tipo pannelli alternati però versione parete. Quindi io faccio così. Che figata! Ok, sarà divertente perlomeno. Non l'ho mai fatta sta galassia. Quindi mi incuriosisce. Sono andato avanti oppure c'era... non lo so. Non è che ci arrivo là? Proviamo. Non c'è niente. Quindi ho perso tempo praticamente. Che serve sto posto? Perché l'hanno messo? Magari serve dopo, ma che ne so. Basta solo stare attenti alla fine. Mi piace troppo il concept. È applicato bene. Ci sta più che con i pannelli alternati. Con i pannelli alternati stavo impazzendo là, quella volta. Oh, salve. Non volevo fare piruette per evitare di spostare qualche blocco strano, ma alla fine non cambia nulla. Ok. Ora qua non facciamo salto in lungo e piruetta, perché sarebbe un suicidio. Quindi salto all'indietro e piruetta. Non credo servirà molto. Facciamo salto all'indietro e... ok, così è molto meglio. C'è niente qua sopra. Ok. Volevano fregarmi, ma io ho capito subito il trucco. Qua dovrò fare salti a pareti a ripetizione, probabilmente. Salti a pareti. No. Cioè, sì, però niente piroette. Qua, perché c'è una sporgenza in salita? Mi faccio troppe domande, alla fine... non ho trovato la medaglia cometa, mi sa che l'ho persa all'inizio. Ok,
Allora. Ops. Ah, eccola. Dunque, un'idea per prenderla sarebbe fare così, poi così, poi così, e poi sto soltanto perdendo tempo, credo, eh. Ecco, complimenti. Dunque, come dovrei fare? Tipo così? No, è impossibile. No, non è umanamente fattibile sta cosa. Dovrei fare dei salti incredibili, tipo, ma da fuori. Proviamo a fare... velocizzo. Ok, ho capito come fare, mi sa. Devo fare due salti a parete, ma sarà un po' difficile. Infatti. Perderò abbastanza. Ma dopo si sale, quindi perché mi sto creando tutti questi problemi se si sale? Poi posso riscendere tranquillamente. Ma andiamo e basta, poi ci penso. Basta che faccio così. Salto in lungo, eh. È piroetta, vero? Bravo, complimenti. Ok. Ora ci siamo. Possiamo proseguire. E io mi stavo dilemmando per niente. Avrei dovuto fare un doppio salto a parete, spostandomi lateralmente, e avrei perso... sì e no, qualche secolo. Ecco, bravo. Devo passare di là, si è capito. Era davvero così difficile. Mi sono creato delle strane difficoltà per nulla. Medaglia cometa la potevo prendere da sopra tranquillamente. Vabbè. Ora apparirà la cometa di là e ho paura al solo pensiero. A tempo con uno di vita. Con uno di vita non ci spero. A tempo anzi si può fare, ma fatto che qua non ti dice se è una cometa pericolo, una cometa spoilerofobica, una cometa antidani. Qua cometa e basta, burlona. Folle corsa, meno male.
Adesso sono più tranquillo. Certo, sarà a tempo, ma almeno non è uno di vita. Bisogna pensare positivo. Velocizzo. Ci vediamo fra 10 ore. Signori, ce l'ho fatta. A posto. Ora sono a posto. Credo. Devo spegnere il ventilatore. 2 ore e mezza di registrazione. 2:26 e 24 per essere precisi. Sono esausto. Sono esausto, però dobbiamo finire sto gioco. Questa è la stella più difficile di tutte, sicuramente. Non sarà come la Champions Road di 3D World, però ne dà di filo da torcere.
Il problema non è la galassia in sé, ma il tempo è infame. Cioè, i primi 3 boss te li mangi in un minuto. E poi gli altri... Gli altri 2. Il quarto ci perdete la maggior parte del tempo. E il quinto siete esausti. E vi viene di fare schifo, quindi... Quindi, beh, questa non sarà sicuramente difficile quanto quella. Ne dubito. Oh, non c'è la musica di Mario Ombra. Forse perché non ci sono. Una vita, wow. Dove sono sti Mario Ombra? Ecco. Dopo tutto quello che ho fatto adesso, figurati se mi preoccupo di sti dilettanti. Guarda come sono pro. Con questa stella ho capito cos'è il pro gaming, seriamente. Dani, tanto rimarrà comunque nabbo, stella o meno. Questo è vero. Grazie! Grazie, bro. Perfetto. Mette via. Fatto. Ok. Ho fame. Non ho fatto merenda per fare sta stella inutile. E con questo è finito tutto. Vabbè. A parte quella piccola cosa di cui adesso ci informeranno. 120, signori, 120. Wow, un altro tipo verde. Quelli sono proprio rari. Sono veramente senza parole. Beh, ben fatto. Sembra che abbia qualcosa da dirti. Ma perché farne venire 2? Boh, così. Avevano spazio nella memoria da perdere. Perché alla fine il primo non ti dice niente. Ora viene sto tizio e... Ok. Finalmente abbiamo raccolto le superstelle, ma dobbiamo ancora occuparci di quel tipo. Anche se hai tutte le superstelle, devi comunque eliminare quel mostro. O non rivedremo mai i miraggi dello spazio. Ah, devo battere Bowser. Dopo aver ottenuto 120 stelle, bisogna ribattere Bowser. Quindi, taglio e ci vediamo direttamente là. Ok, vedete quella cometa? C'entrerà qualcosa, no? No? Non è cambiato un cavolo in sto finale. Forse c'è un minimo di speranza. Con... ecco, ok. Oh, bene, ora ci siamo tutti. Qua l'ha ancora il cappello, maledetto. Ora vi racconterò una storia sulle meraviglie del cosmo, la storia delle stelle verdi. Questa storia risale a tanto, tanto tempo fa. Una stella è entrata in un barattolo di vernice verde. Ed è diventato la stella verde. Magic. Snort, snort. Magic. E con questo
finiamo il let's play di Super Mario Galaxy 2. Ora ce l'hai proprio fatta, sono apparse comete burlone in giro per l'universo, dai bocciata. Dovremmo fare le stelle verdi, come ben sapete. Ma sarà in streaming, penso, verso settembre. O non lo so, anche dopo. Dato che vi è piaciuta l'idea. Mentre per quanto riguarda il let's play è finito. Quindi spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto un sacco. Credo che anche abbia aumentato il mio interesse verso i Galaxy, che ho sempre un po' criticato. Invece me l'ha fatto piacere molto. Di solito i let's play per me completano l'esperienza di gioco ancora di più. Che vi posso dire? È stata dura. Sono a 3 ore di registrazione. Però ce l'abbiamo fatta. Le stelle verdi non saranno così difficili, perché sono mordi e fuggi, che io sappia. Sono molto più rapide. Però abbiamo un bel po' di lavoro da fare, ma non lo faremo adesso. Perché già il let's play è durato troppo e sapete che i miei let's play... durare un anno è già un miracolo. Quindi beh... perché sto continuando a cambiare? Mettiamo Luigi, perché... quando riaprirò questo gioco... andremo a caccia di stelle verdi con l'uomo in verde. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo il 4 agosto per il nuovo let's play. Credo proprio che lo caricherò quel giorno. E vi ho già dato un paio di indizi su cosa sarà. Penso che ne darò altri anche nel corso di questi giorni. Ho detto che è un gioco in inglese. E sarà di circa 40 parti. E che c'entra la parola presto. E poi che altro posso dirvi? Posso dare un piccolo indizio adesso. Basta. No, non voglio dire davvero tanto altro, perché vorrei che nessuno lo scoprisse prima dell'inizio dello stesso. Quindi alla prossima, ossia a mai più per Galaxy. Non mi fa zoomare di qua. Beh, è comunque una bella vista per concludere. Bye bye. No! Oh cacchio. Mi pareva tipo lo scoiattolo, quello là del video famosissimo sul web. Sì, perfetto, proprio così. Ho perso. Beh, la metto via. E meno male che la mezze via. Faccio errori del genere dopo aver fatto una stella impossibile. Addio. Riesco a perdere anche adesso. No! No! Ok!